Tre cose da sapere su di me. È difficile quando io e tu. Facciamo dei legami la nostra forza più grande in campo. La prima che non molliamo mai, che noi italiani ce l'abbiamo dentro, il fatto di non mollare mai, lottare sempre. Che siamo un gruppo veramente forte e unito. Sono una maniaca del lavoro e dell'ordine. E il fatto che magari sembro così tutta tatuata, eccetera, in realtà dentro nascondo un cuore grande e questi tatuaggi hanno una storia della mia vita. Sono molto romantica e dolce. Ti direi Barbara Bonansea, perché la sua velocità e le sue sterzate sono veramente imprevedibili per le squadre avversarie. Valentina Cernoia, perché ho sempre detto che per me è la più forte d'Italia, è forte fisicamente, tecnicamente, ha dei piedi molto importanti e secondo me lei è, perché è una delle giocatrici più complete, è per me davvero forte, forte, forte da tenere sotto occhio. Lucia Di Guglielmo, perché è stata anche per me una scoperta e quando ci ho iniziato a giocarci insieme ho visto davvero quanto è forte e quindi per me può essere una bella scoperta. Agnese Bonfantini, perché anche lei è molto giovane, ha delle qualità fisiche importanti e potrebbe essere per lei un modo per mettersi in mostra. Europeo con l'Italia per me non l'avrei mai detto, quindi sono già eccitata, la notte non dormo come stanotte, infatti se vedete le occhiaie perché non ho dormito. e poi giocare una competizione del genere, in realtà non ci sono delle cose specifiche, è tutta la competizione che è bellissima. Non vedo l'ora di giocare in stadi importanti, giocare in stadi grandi, avere tanti tifosi allo stadio. Quindi vedere tanta gente appassionata che farà il tifo, che comunque verrà a vedere le partite.